Buona ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati raga, un'altra volta su Farming Simulator 22 nella mappa Il Polesine. Sì, dico un'altra volta perché già pomeriggio vi ho portato sempre farming, oggi doppio farming. Allora raga, sto andando avanti con la pula, solo che dobbiamo fare il cambio del cassone perché questo qua è piccolo, sì è piccolo. Devo fare avanti e indietro veramente spessissimo. Allora, dunque, che si fa? Dunque, sì, beh, ho messo il feltrina come nell'altra mappa. Quindi andiamo a prendere direttamente quello che ha una buona capacità. 42.000 di capacità. Speriamo che è buono. Lo pigliamo a noleggio per non avere problemi. Perché non si sa mai, metti che poi in realtà mi dà dei problemi. Quindi lo piglio a noleggio. Così vediamo, perché non vorrei che va a finire come questo blu che mi dava comunque dei problemi. Per ora lo lascio qua e mando subito questo in negozio a ritirare quello nuovo. Vai. Che poi a dire la verità potrei anche andare avanti, perché tanto questo trattore qui non c'è niente da fare, intanto che quello va, perché dobbiamo stare fermi a non far niente, intanto che quello va a prendere il cassone io posso andare avanti con questo. Allora dunque, beh, comunque ci abbiamo diverse cose da fare, ci abbiamo da fare un po' di cose. Vabbè raga, passo di qua. Lo so che non è molto bello perché è seminato fresco, ma non dà problemi. E comunque ci abbiamo da fare, ci abbiamo da, beh, da trinciare qua, insomma, da togliere le stoppie che qua sono veramente gigantesche. Quindi mo se pesco un buon trattore lo metto qua a togliere le stoppie. Comunque vabbè, oggi vi faccio vedere un altro trattore, un trattore di Peppe che è uscito ieri, un Landini cingolato. Lo andiamo a prendere, anche se diciamo alla fine sicuramente non ne farò un utilizzo, perché ne ho già un altro di cingolato che ahimè non uso perché hanno pochi cavalli e non riesco a farci niente, ahimè. Però sono belli da vedere, soprattutto in una mappa italiana ovviamente. Dovrei trovare qualcosa da fargli fare. Vorrei. Allora, aspetta un attimo, tu, compà. Accidenti. Allora, aspetta, eccolo, difatti l'abbiamo appena passato. E dove stai? Dove stai? Intanto pigliamo sto feltrina, raga. Ah, e vi ricordo, giustamente, vi ricordo che in descrizione, raga, ci sta la lista delle mod che uso in questa serie. Quindi in caso per dire vi interessa il feltrina e quant'altro, date un'occhiata in descrizione che lì ci stanno le mod. Allora, lui va, così usiamo poi questo che è più capiente. E intanto però continuiamo. Allora, intanto che questo va avanti, io direi che andiamo a guardare il trattore nuovo di Peppe. Quindi, trattore piccolo ovviamente. Andiamo giù, 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 giù. Beh, c'è un botto, eh. Eccolo qua. Dico di cingolate, ma no, beh, due so. Ok, questo è quello che vi ho fatto vedere l'altra volta, appunto. E qui c'è Landini Series. Landini Series, 21.000 euro. Aspettate un attimo. Andiamo a scaricare un attimo. 21.000 euro cingolato. Quanto aveva? Una settantina di cavalli, mi pare, no? Mo vediamo. Ah, che poi io, per andare lì a ritirarlo, mo mi serve il carrellino. Quindi devo scaricare il carrellino, quello con i meloni, per andare a recuperarlo. Allora, scarica. Ok, intanto che scarica torniamo qui. Allora, abbiamo detto 83 cavalli, da 55 a 83 cavalli. Cambio manuale, 62 litri capacità serbatoio, 13 km orari, ovvio, è cingolato. 3,4 tonnellate il peso del trattore. Di base appunto parte da 55 cavalli. E vabbè, noi lo andiamo a provare con la configurazione migliore. Vabbè, il peso davanti mi conviene. Non credo che... No, non ce l'ha l'attacco, non c'è.
Non ci si può mettere l'attacco nell'anteriore. Landini 65 cavalli, 83 cavalli. Siamo a 27.400 euro senza cabina o con la cabina. Siamo in estate, fa un caldo boia, il sole fa male alla testa, ci mettiamo la cabina. Configurazione targa mappa oppure la targa quella targata Palermo, che direi ci sta anche bene, tutto sommato. Beh, diciamo, siamo in Italia, va bene, no? Ci sta. Targa anni 70, perché c'è anche quella più moderna? No, targa anni 70. Ok, lo prendiamo. Cioè, prendiamo a noleggio, a dire la verità, perché già sto messo male a soldini. Lo prendiamo a noleggio e vediamo un po' se riesco mai, se riuscissi mai a farci qualche cosa. 1.400 euro a noleggio, va bene. Allora, magari riuscissi a farci qualche cosa, caspita. Dunque, un attimo, straveloci. Lo so, vabbè, quel cassone però lo lascio là. Dobbiamo andare a recuperarlo al negozio. E il mio problema sono sti benetti meloni, che poi è pure strapieno. I meloni, che non è, mi pare, periodo di vendita. Oh, beh, intanto noi ne togliamo un po'. E magari me li caricava. No, non me li carica. Sì. Ok, che per caso i meloni. No, perché venderli non è periodo. Melones. Ci andrei a perdere. Ci perdo 20.000 euro se li vendo mo, non ne vale la pena. Non mi ricordo se i meloni li potevo andare a depositare. Non è una cattiva cosa, perché sinceramente. No, meloni non accettati qui. Mo' vediamo. Allora, lana. No, non mi serve più la lana. Ci abbiamo direttamente l'edificio per fare i vestiti. Quindi, se si può cambiare, mettiamo meloni. Cocomero? Mi sa che si può fare. Melone. Perfetto. Alleluia. Bene. Ok, conserviamo i meloni. Tanto ormai la lana non è più obbligatoria, cioè non mi serve conservarla, perché la lana noi la andiamo direttamente a lavorare adesso, che qui ci abbiamo la produzione, insomma, di vestiti, no? Quindi vai in negozio che ritiriamo quello. Perfetto, che ritiriamo il Landini e ok, è qua, mo lo vediamo con calma tra un attimo. Ma almeno con sto feltrina dovrei poter caricare il doppio. Intanto vedo altra lana, latte, uova, mezzo mondo di cose da spostare. Oddio, perché sei andato dritto? Si è girato da solo sto... Oh! Ah, ho capito qual è il problema. Ci vuole il peso davanti. Ma di, ma dove va? C'è manca, cioè, ci vuole, è dire che è vuoto dietro, pensa un po'. Mi serve un peso, accidenti. Ho fatto un po' di danno, pazienza. Andiamo, va. Vediamo se questo possiamo caricarlo al 100%, va. Speriamo. Vediamo se si può caricare questo al 100%, perché sennò me la piglio in quel posto un'altra volta. Comunque sì, stavo un attimo adesso a riflettere su una cosa. Abbiamo dell'avena, sì. Perché diamine non sto a fa' la farina? Perché tanto abbiamo seminato un altro campo ad avena, eh? Andiamo a fa' farina, caspita, famo pane. Famo il pane, che qui pane, già ci abbiamo 80.000 euro di pane. Ancora non è periodo di vendere però. Accessori in paglia, ma non ne abbiamo più. Beh, fino a qua carica bene. L'autista ha raggiunto negozio, mi fa piacere. Ancora ci abbiamo un botto di mais. Ancora qui c'è un botto di mais. Mo' io però che ce faccio con sto piccolo Landini?
Ci sto un attimo a riflettere. Ma non c'ho niente. Non c'è niente. Più ci penso e più non lo so. O piglio a noleggio una mini trincia. Ce l'ho quella buona. Però è l'unica cosa che ci posso fare. Abbiamo 80 cavalli. Perché se no non so proprio che farci con questo trattore io. O piglio una mini trincia. Così almeno. Perché sennò che caspita ci faccio? Trincia, una con 80. Sì, ciao. No, e non ce la famo. 130 cavalli, se ce la fa. Perché veramente, dai, che caspita è? Questo qui è per. Cioè. Ce la farà? Ci si prova. Non hai denaro. Sogno pureggio, aspetta. È mega indebitato anche. Ma sì, va, sono 1000 euro, avanti. È un test. Un piccolo test. Tanto mo tra poco, poi tra insilato e cose varie, soldi a palate ne famo, eh. Poi arriveranno i soldi, raga. Allora, intanto non abbiamo avuto problemi col Feltrina. Lo abbiamo riempito al massimo, non abbiamo avuto i problemi che abbiamo riscontrato con come si chiama? Non mi sta venendo il nome, è questo blu comunque. Porca miseria, non mi viene il nome. Come si chiama, porca miseria, come si chiama? Lui si chiama IT Runner, sì, l'IT Runner. Allora, con l'IT Runner problemi, problemi, problemi. Allora, bello Landini. Madò, mi sa che ho preso un attrezzo grosso. Ma ci si prova, dai. Eh no, poveraccio. Poveraccio. Beh, diciamo, vabbè, vediamo se riesco un attimino a portarmelo. No, vabbè, ovviamente è troppo grande. Ovvio. Però quelli lì sono proprio troppo piccoli. Ho fatto un altro fail, ma ormai mi ci sono abituato io, sinceramente, a fare fail. No, non ci. No, no, è impossibile. No, è impossibile. È impossibile. No. No, è impossibile. Allora, trincia. Pazienza. E mo mi chiedo che ce famo allora. Vabbè, intanto me lo porto in farm. Ma mo che ci faccio? 80 cavalli sono sempre pochi. Sì, è chiaro che questo è buono per un terreno piccolo. E sicuramente l'ideale. Perché di base nel gioco c'è poca roba per. Cioè, comunque, insomma. Sì. Con 80 cavalli ce n'è di attrezzatura, ma non tantissima. Insomma, la scelta non è ampia. Tipo, già, vedi, già qui 85 cavalli. Cioè, già questo è minuscolo pure, no? Insomma. Però è giustamente quello adatto per lui, sì, perché lui è piccolino. Ah, 80 cavalli, sono pochi, sono pochi. C'abbiamo anche questo, che questo forse che c'ha pure più cavalli, però. Questo qua l'avevo preso pure a noleggio. No, questo l'avevo proprio comprato. Questo l'avevo proprio comprato. Questo c'ha 140 cavalli. E beh, questo già è tutto un altro mondo. Già, questo è tutto un altro mondo. Ah, sì, tu mi stai aspettando, c'hai ragione. Ma vediamo che cosa ci posso fare.
Ora che ci penso, però, quello che ho appena mandato indietro poteva tornare utile col Fiat 120. 140 cavalli ci bastavano. Ma pensavo che anche quello era con pochi cavalli. Vabbè. Ma ce la famo? Almeno il Feltrina mi torna molto utile. Vabbè. Allora, che cosa potrei fare? Perché tanto comunque devo provare oggi il Landini, non è che devo provare il Fiat, quello bene o male l'avevamo già provato. Beh, potrei dare un po' di acqua agli animali. Più di quello, dare l'acqua agli animali per dare un po' di cibo agli animali. Più di quello proprio non saprei che farci. Che qua i terreni sono tutti giganteschi e gli attrezzi sono altrettanto grandi. Vabbè, mo mettiamo in pausa la trincia perché ci devo stare sempre io dietro. A meno che non c'era un caspita di modo. Una volta io col Course Play riuscivo a fare i percorsi per scaricare in automatico, ma mo con sto Course Play nuovo non lo so fa. Una volta sul 19 il vecchio Course Play sapevo gestirmi le cose meglio. Con questo qui non ce la faccio a fare un percorso che va a scaricare da solo. Non ho la più pallida idea di come si fa. Buono, almeno siamo arrivati alla fine di questo pezzetto. Ok, per ora stop, pausa con la pula. Abbiamo fatto mezzo terreno più o meno, e con mezzo terreno abbiamo fatto. Ora vediamo quanta pula abbiamo fatto, eh. Alla fine abbiamo una capacità di 1.600.000, mezzo 800.000 di pula, 800.000 di insilato. Quindi fino a 1.600.000 non abbiamo problemi con questo edificio. Andiamo a vedere, raga. Qua è. Finora abbiamo fatto già quasi un mezzo milione di insilato già. E manca ancora mezzo terreno, quindi sai che forse facciamo 1 milione di insilato. E se facciamo 1 milione di insilato, sono praticamente circa 550.000 euro di insilato. Cioè, con sto terreno, che poi se taglio pure quello di mais, e quasi quasi mi conviene trinciarlo. Perché tanto alla fine mica c'ho i maiali che devo dargli da mangiare. Quindi quel mais non mi serve neanche. Vabbè. Allora, mi può tornare utile il Landini? Beh, magari per il voltafieno. Voltafieno, dare acqua agli animali. Imballare no. Quello è proprio escluso perché già non andava bene neanche il Fiat 150 e 120. Comunque ve lo devo far vedere questo trattore, lo so. Ok, acqua. Alla fine qui col cingolato non è un problema camminare, raga, perché questa è terra, stiamo camminando sopra la terra. Qua mo a fa manovra. Io devo
Devo trovare il modo di... Ok, c'ho un'idea. Mi serve una piccola discesa qua per caricare l'acqua con tranquillità. Dunque... sì, vernice a forma di terra magari. Così qua vedo meglio dove vado. E io qua mi ci faccio... smussando. Una piccola discesa. Così è facile caricare l'acqua, raga. Tanto in retromarcia è più o meno veloce come... come quando va in avanti. Non cambia quasi niente. A posto. Non ce l'ho la motosega? Ancora non l'ho comprata? Già meglio, no? Ok, così qua si vede meglio quando si, quando si tratta di raccogliere l'acqua. Mo abbiamo una migliore visuale. Ma ho fatto il pieno? No. Oh, beh, avevano sete. Ne hanno ancora. A posto, carichiamo acqua. Allora, andando che carica l'acqua... ci abbiamo altra lana da togliere. Altri vestiti. Allora, siamo mega indebitati, no, raga? Abbiamo 1.000.000 e passa di debito, però... considerando che faremo tranquillamente 600.000 e passa euro dall'insilato. Vestiti. Meloni. In teoria abbiamo tutto l'occorrente per sanare il debito, eh? Ce l'abbiamo l'occorrente per sanare il debito, non è che manca. E poi anche il pane. Non è che manca il necessario, insomma. Qui abbiamo un mucchio di paglia, insilato, per gli animali, fieno. Una volta che avrò un po' di soldi qui magari abbelliamo un po', perché lo so che così com'è è un po' troppo sbrigativo. Quando avremo un po' di soldi possiamo magari provare ad abbellire un po' qua. Andiamo a prendere... gli ultimi due pallet di lana, così me li tolgo davanti. Poi dobbiamo risolvere il problema del latte, perché al momento non ci stiamo a fare niente con il latte, a parte venderlo. Ho pigliato bene? Più o meno. Ok. E almeno stiamo a fare pure vestiti, in teoria. Dovrebbe essere qui da qualche parte.
Ah, già, che poi dobbiamo fare anche quell'altra cosa. Dove? Tessuto. Abbiamo un pallet e mezzo di vestiti. Però ancora si va avanti. C'è ancora un po' di... Ah, beh, la lana quella è quella che ho messo mo', vero? Perfetto. Vestiti. Generare. Così poi li vediamo e quando è il momento li vendiamo. Dovrebbero apparire qua dietro. Ecco. Un primo pallet. Questi sono 30.000 euro in teoria, eh. Un pallet di vestiti 25-30.000 mi pare. Allora, acqua. Dov'è? Quanto caspita di seta avete? Oh. Ho scaricato dentro un botto. Andiamo direttamente a caricare. Ok. Carichiamo. E boh. Questo chiudiamo. Lo andiamo a rimettere qua. Pronto a caricare i meloni. Quando arriva il momento. E andiamo a fare un'altra cosa. Ovviamente. Sì, qui ci stanno un mucchio di cassoni che devo togliere. Allora, quel cassone blu, l'IT Runner, sicuramente è buono per andare a vendere. Quindi lo lascio lì dov'è, che poi si va a vendere l'insilato. Mo' invece andiamo a prendere un bel carico di avena. E l'avena ci cominciamo a fare altro pane. Che è un peccato tenerla lì e non fa niente, no? Tanto abbiamo seminato. Mi dica, ci ho seminato altra avena. Bel carico. Bel carico di avena. Scarica. Ok. Acqua. Andiamo a dare dell'acqua. Scarichiamo. Ce n'è di acqua lì dentro. Quello è un serbatoio che ho creato io. Vediamo se c'è acqua qui. Perché questo è da 20.000, non è detto che c'è dell'acqua, dipende. No, è vuoto. Ah no, c'è. Un po' di acqua c'è. Non so quanta, ma un po' c'è. Ci abbiamo fatto un pieno. Carichiamo. Penso che forse ancora un po' di acqua c'è. In teoria lo vediamo. Ah, intanto qui avena attiva. Avena attiva, fai farina. Meno male che ci ho dato un occhio. Sì, ce n'è di acqua. Serbatoio d'acqua da 20.000 litri. Ancora c'è un pieno garantito. Un pieno e mezzo. Ok, un bel pieno garantito.
Ok, così raga, abbiamo ripreso con la produzione del pane pure, prima che me ne dimenticavo. I vestiti, quando è che si vendono? Abiti? Ancora no, completamente, non è periodo. Quanto? 46, ah ok no. Prezzo massimo 30.000, beh non manca molto per vendere gli abiti. Perché già il prezzo non è male, 27.500, si vendono a maggio. Allora siamo fuori periodo. Vabbè, ma non mi conviene andare a vendere, perché tanto si tratta di... cioè, non mi cambia la vita, insomma. Facciamo così, ma questo ce lo andiamo a parcheggiare là sotto. Ragazzi, qua il tempo pare che è volato via. Mi sa che concludo questo gameplay. Spero vi sia piaciuto, ragazzi. Vi vado a ricordare che in descrizione c'è un link con la lista delle mod. Lì trovate anche il landini e tutti gli altri mezzi, attrezzi. In descrizione c'è un link per comprare questi e tanti altri giochi scontati, i miei social, le mod che ho creato io per farming e molto altro. Raga, vi saluto dunque. Ciao alla prossima.